Continuano gli appuntamenti dell'Ordine dei giornalisti per corsi di aggiornamento. Quest'oggi l'appuntamento è a Buccino. Sì, oggi l'Ordine ha scelto questa location che è pregnante proprio per l'argomento di che si è trattato, infatti giornalismo, deontologia ed archeologia, e quindi Buccino è stata scelta come sito archeologico nel quale poter far capire l'importanza di un giornalismo fatto deontologicamente per raccontare quelle che sono le nostre radici, la nostra storia, la nostra realtà. Chi viene a Buccino in visita, quali sono i posti principali che deve visitare? Buccino è una tappa fondamentale per poter conoscere il nostro territorio e il Museo Archeologico dell'antica Volcei nazionale Marcello Gigante. C'è il Parco Archeologico Integrato dell'antica Volcei, che è praticamente tutta l'area archeologica che è rimasta conservata e sepolta al di sotto dell'antico abitato del centro storico, quindi passiamo da epoca classica ad epoca moderna attraverso il Medioevo, e si può vedere in un'oretta e mezza lo svolgersi della storia della nostra regione, della nostra Italia. Inoltre ci sono bellezze paesaggistiche, c'è il percorso di Annibale, ci sono delle bellissime montagne, percorsi naturalistici, un fiume, quindi si può legare sia la passione per l'archeologia, per la storia, per le conoscenze, che quella per l'ambiente e per la natura. Quali sono i reperti più importanti presenti nel museo? Bella domanda. Reperti importanti ce ne sono tanti, però ce n'è uno in particolare che ci ha permesso poi di portare alla luce tutta la nostra storia, che è stato ritrovato e portato a Villa Giulia a Roma e che dà un po' il nome a tutte le nostre attività e anche al nostro liceo, che è il frammento di Asteas. Asteas è un pittore pestano che ha lasciato e ha lavorato anche qui nel nostro territorio, infatti abbiamo ritrovato questo reperto firmato, che è uno dei pochi che si trovano in giro, e si crede che forse qui lui avesse proprio un laboratorio.